Ciao, intanto ho cominciato segnando quest'anno, perché tra l'altro avevamo visto che stavi bene in quest'estate, mi avevi già detto che hai fatto tutto un percorso lineare senza grandi problemi, qualcosina, ma insomma, al contrario dell'anno scorso che sei arrivato avevi avuto problemi, e si è visto credo anche nella prima giornata di campionato, hai avuto questo esordio col gol, l'anno scorso invece mi pare che avevi fatto uno a trappa tutta la stagione, oppure avevi fatto... Sì, la doppietta trappa. No, beh, sicuramente quest'anno ho avuto l'opportunità di lavorare in maniera diversa, senza, come anticipato tu, senza problemi, senza intoppi, e per me è stato, insomma, fondamentale. Poi il fatto di aver cominciato segnando può solo che dar fiducia ai carichi. Senti, come ti è sembrato come primo avvicinamento, come esordio al campionato di squadra? Con cosa ti è sembrato? Sì, no, c'erano grandi, grandi dubbi, no? Perché comunque sia non avevamo affrontato squadre del nostro livello in precampionato e quindi avevamo qualche perplessità su quello che poteva essere il nostro impatto. Abbiamo sofferto, però a livello caratteriale, a livello di squadra, a livello di impatto ci siamo stati, fino alla fine, e questo era come prima uscita penso l'aspetto fondamentale. Poi per il resto, essendo una squadra molto giovane, abbiamo ampi margini di miglioramento e stiamo lavorando bene dall'inizio del ritiro, che comunque lavoriamo, un gruppo dove si riesce veramente a lavorare nel modo migliore. Senti, come siete in quattro attaccanti, no? Lasciamo stare comunque che la gioca un po' più indietro, no? Parliamo proprio delle quattro punte. Avete cominciato te e Corazza. Il tuo rapporto con tutti in campo, cioè come qual è l'ideale con Corazza, di Sena, con Pagrassi? Ecco, cosa ti sembra, con chi ti trovi meglio a giocare? Sì, no, beh, sicuramente con Corazza forse siamo un po' più complementari, ecco, visto che lui è uno a cui piace attaccare molto alla profondità, magari io un po' più incontro, però c'è da dire che sia De Sena che Magrassi, io appunto Corazza, abbiamo secondo me caratteristiche tutti diverse, insomma, non siamo giocatori simili, quindi penso che alla fine ognuno di noi si possa integrare benissimo con un altro, e questo penso che alla lunga possa essere un vantaggio. Sì. Senti, adesso arriva questa partita casalinga con il Campi, no? È un'altra squadra di quelle che vuole provare da su, cioè giocare contro la finalista. Intanto ha vinto le prime due partite, la prima trappa e il secondo il derby con la Reggiana. Finalista perdente l'anno scorso, a sorpresa tra l'altro, hanno preso una patosta allucinante con quella sconfitta lì in casa loro. Credo che sia un test molto valido quello di domenica, no? Sì, no, beh, sicuramente. Non so se ti aspetti che loro giochino per vincere. Io penso sicuramente loro giocheranno per vincere, ma è quello che faremo anche noi. Sicuramente non staremo lì a aspettare, insomma, il loro colpo. È chiaro che ci sarà da soffrire, come abbiamo sofferto a Lumezzane, e speriamo, insomma, poi di portare quelle che sono, insomma, le nostre qualità anche davanti, dove abbiamo visto anche Lumezzane, quando riusciamo a esprimerci, a venire fuori, insomma, anche palla al piede, tutto dalla difesa, abbiamo ottime qualità, possiamo far bene, possiamo far male agli avversari. Dimmi un'ultima domanda, dimmi che cosa si differenzia questa squadra qui di quest'anno, questo Portogallo, da quello dell'anno scorso? Ma penso che, insomma, a parte, vabbè, io sono arrivato, insomma, alla fine di settembre, però da quello che un po' mi hanno detto, un po' mi hanno raccontato, forse questa squadra qui è un pelo più avanti, insomma, rispetto all'inizio dell'anno scorso, come a Malta, ma penso. Adesso questo è un gruppo che comunque sia lavora già da un mese e mezzo, mentre quello dell'anno scorso magari, insomma, è stato assemblato un po' più, insomma, a spezzoni, ecco, però non so, ecco,
questa forse è la cosa principale. Poi è chiaro che l'anno scorso noi siamo partiti perdendo le prime due partite onestamente molto male, poi la terza partita in poi c'è stato un cambio radicale, ecco, magari anche l'esperienza di chi c'era insomma l'anno scorso in queste due partite può essere servita a cercare un altro tipo di approccio al campionato, magari evitando di dare per persi già due partite insomma. D'accordo, grazie. Io volevo farti solo una domanda, il mister domenica, sì, venerdì scorso nella conferenza stampa diceva che insomma questa squadra, appunto, come dici tu, la vede tonica, la vede pronta, però gli mancava ancora l'equilibrio. Diceva quando spesso attacchiamo noi facciamo fatica a rientrare organizzandoci bene e viceversa quando difendiamo facciamo fatica poi a ripartire con forza. In settimana vi siete allenati su questo, il mister vi ha parlato di questo, insomma il Carpi è una squadra importante, l'equilibrio ci vuole, immagino. L'equilibrio ci vuole sempre, insomma, in una squadra di calcio insomma, saper far bene le due fasi è fondamentale, ecco. No, il mister già insomma, prima della settimana scorsa insomma, avevamo notato che avevamo questo tra virgolette tipo di problema. Stiamo cercando di lavorare su questo, di risolverlo e alla fine penso che a Lumezzane già qualcosa in meglio siamo riusciti a fare, perché comunque sia la squadra si è difesa abbastanza diciamo, unita, dove un po' tutti rientravano e quando si attaccava magari è chiaro che quando soffri, perché soffri, sei molto basso, la squadra fa più fatica a accompagnare le punte, fa più fatica a salire in avanti, però questi sono momenti della partita in cui è quasi inevitabile. Però in linea di massima, piano piano, stiamo cercando di, appunto, comunque grazie anche cioè, insomma, al lavoro che fa lo staff, che fa il mister, a cercare di limare questi difetti. Grazie. Dopo il gol di domenica, ma anche come hai giocato il pre-campionato, ti consideri ormai titolare fisso? Ma no, non è questione di titolari, è questione che insomma adesso insomma, sto bene, ecco, il mister mi ha visto bene, mi ha fatto partire subito, mi ha dato fiducia, poi è chiaro che se uno dimostra è giusto che giochi, però sapendo che dietro c'è gente che ha voglia, che spinge, e questo può essere solo uno stimolo per continuare a far bene e per, insomma, per dimostrare. Poi insomma, da parte mia c'è grande voglia quest'anno ancora di più rispetto a, insomma, visto come sono andate un po' le cose l'anno scorso, dove per varie cause non sono riuscito magari a dimostrare quello che è il mio vero valore. Quindi ho una gran voglia, tra virgolette, di ribalzo. Grazie.